Mancanza di marciapiedi, carenza di attraversamenti pedonali ed elevata velocità delle auto che attraversano la frazione. A Ponte alla Chiassa la viabilità desta preoccupazione in termini di sicurezza soprattutto per i pedoni. I residenti segnalano le principali criticità concentrate all'altezza dello svincolo che porta verso Quarata e che riguardano in particolare anziani e persone con bambini piccoli. Ho una nipotina che sto guardando e quindi per portarla in paese con me rischio sempre perché mi devo allargare dagli spini che trovo lungo la strada e è un pericolo costante. Gli abitanti lamentano anche difficoltà per l'accesso ad alcuni servizi. Abbiamo una banca, non ci sono neanche le strisce pedonali per poter accedere a questa banca e qui le macchine vanno a 2000, addirittura hanno sempre ragione anche se dice qualcosa. Le criticità riguardano anche i mezzi pesanti che possono circolare su questo tratto di strada. Molto spesso i conducenti dei mezzi, viste le dimensioni di camion e rimorchi, sono costretti a compiere più manovre per completare lo svincolo, manovre durante le quali vengono danneggiate le recinzioni delle case che danno sulla strada. Io l'ho riparata tante volte, ho speso tanti soldi e ora sinceramente mi è venuta noia perché tanto nessuno si ferma a dire signora gli abbiamo rotto il muro o la recinzione e quindi ho detto basta. I residenti chiedono un intervento urgente delle istituzioni ma anche per questo non mancano problematiche. Nessuno fa. Addirittura qui dove ci troviamo noi ora in questo momento è provincia. 10 metri più là è comune. Insomma, di chi è questa cosa da poter fare?